Bentornati a tutti in questo nuovo video. In questo video andremo a fare un po' di giorni strani con della gente strana, tipo questa. Andremo in montagna con il Trave e gli altri butei della Brunero Modena e andremo a fare un po' di giri, un po' di svago, un po' di campeggio. Siamo ben attrezzati, qua sul doblone c'è da bere, c'è un po' di pattume del fast food, tenda, sacco pelo, cuscini, ricambi, un po' di roba. E quindi faremo un po' di action in una location un po' segreta, ma chi è di queste zone capirà subito di che posto si tratta. Facciamoci ancora un po' di autostrada e poi vediamo un pochettino chi si aggrega e dove andiamo. Siamo risvegliati qua, come dice Luca, nel paradiso della frutta, un posto bello. Speciale. Siamo arrivati qui e adesso andiamo a farci un bel girettino. La spesa. A fare la spesa per la notte. No, aspetta che arriviamo lì, dai, che ti filmo, che sicuramente cadi. Andiamo giù con il mezzo di lusso con di Fabrello. Alhambra. È giovane, è fresca. A Luca gli è successo un disguido. Un disastro. Sì, con la chiave dell'auto e vediamo se riusciamo a risolvere con poco. Ma che lusso qua dentro però. Later. Eccoci qua, abbiamo fatto la spesina, solite robe da bravi butei qua con l'acqua, posso dire la birra. Gli attrezzi per rubare la nostra macchina. Esatto. E dopo che ha rotto dentro le chiavi, adesso dobbiamo fare un po' di magheggi per riuscire a spostare i cilindretti e a farli funzionare. Magheggi. È buona. Questa spremuta che ha preso un colore opaco. Le baguette pensando alla Francia. Mi raccomando. Vai, salta. Vai, cannone. Ah. Oh, si è staccato tutto, sta fermo. Buono, sei a posto qua. No. Oscar, mettemi la turbina di Oca Grande così. Sto qua col gas giù un'ora. Oh, mi sento che trazione. Andalo lì, che bestia. Guarda che scendo. Ora scarichiamo tutto qui qua. Carichiamo il grigliettina. 6 hours later. Allora come va, cuoco Fabrello? Guarda che spettacolo. No, Mario. Questo è un po' brutto adesso. Adesso mettiamo un'altra carne. Buona, guarda qui. Già cotta questa. Prepariamo il resto. Di qua facciamo sulle braci. Oh. Ecco che non si è sbagliata tutta. Allora lì. Oh. Ah. Bel spettacolo. E via! Eccoci qua! Intanto che siamo qua a mangiare così, continuano a passare un po' di auto, vi faccio vedere qualcosa di interessante. Va qua che mezzo, sono passati un po' di Lancer, questo è uno dei tanti che si è fermato. E... questo è il tritacarne nuovo del Trave. È così che si fa? Eccola. Allora come ti trovi con la MX-5? Il bolide è quello. Come col panino mi trovo. Buono. Addio. Boh, magari stasera se passa qualcuno. Chi è che passa? Boh, mi hanno detto che c'è della gente che si muove da queste parti. Ah sì, in teoria si muove gente e ci sarà un po' di casino, ma non si può dire dove. È il paradiso della frutta. Esatto, sempre quello il posto. SpongeBob, con la frutta. Eccoli. Andiamo a vedere. Ah qua? Un'altra Evo? Un'altra, è già la seconda oggi. No, è la quarta. La quarta? È passata una rossa, è passata quella lì bianca. C'è un po' di Evo in da queste parti, eh? Vi divertite, eh? Le giuste. Mascalzoni. Vai!
Meanwhile. C'è stato un imprevisto qua. Ciao ragazzi. Ha cominciato a piovere. Abbiamo qua la roba qua sulla griglia che sta prendendo un po' di acqua. Sta bruciando in realtà. Dobbiamo dire la verità. E abbiamo spostato il mio mezzo come... Allora qua. Non si vede, però... Sì. La casa del bambù. La casa del bambù. 5 stelle. Qua, guarda la carne. Guarda che spettacolo. Sì, che spettacolo. Guarda qua, che spettacolo. È una vita al limite. Vita. Dai, mangiamo qua dentro. Tutto. Nella Lambra, qua, tutta accogliente, in 5 stelle. No, ce ne sono di più, guarda. Sì. Contale. Quante? Quanto che sta venendo su altri? Ma piccola Shay bianca le danno a casa? Ah, ma bianca. Torna su dopo, è andato a far benzina, a mangiare e tutto. A mezzanotte siamo tutti qua dopo. Bella quella lì. Oscar! Oi! Che c'è scritto oggi? Ciao, oggi, non l'ho guardato. Com'è? Bene, bene, è bello sto mezzo, no? Grazie. Figa, una bella macchina davvero. Tanto sapevo che eri qua. Fatto bene, fatto bene. Vado a casa, va là che l'ho impellicolata oggi. Già ho preso un po' di pioggia. Ah, è proppata? Sì. Piazza bellissima. Fatto oggi, quindi bisogna stare un po' attento. Sì, già ho preso troppo acqua. Eccolo, eccolo. Ma che arrivano adesso? Abbiamo fatto rientro adesso al capannone, sono stati 2 giorni davvero molto molto intensi e vi assicuro che ci siamo divertiti alla grande. Adesso entriamo qua e vi faccio vedere una novità, e la novità non è la Civic smontata, questa si sa che è sempre smontata, ma la novità è questo, ulalala, eccolo, un altro bel ponte da affiancare al ponte già esistente. Questo è un po' più moderno, è un 92. L'altro è un 79. Probabilmente andrò a metterlo lì a fianco se riesco a spostarlo in qualche modo. E alla fine ci siamo davvero divertiti un sacco. Quel posto lì è davvero magico. Si chiama il Paradiso della Frutta. Ovviamente chi conosce quel posto sa bene come si chiama e come si chiama il monte. Tutta la gente che è comparsa quella sera è comparsa semplicemente perché ci hanno sentito o perché ci hanno visto. Non è stato organizzato niente e lo spirito però è quello giusto, ovvero andar su, farsi 4 sgommate, farsi delle girate, divertirsi. È stato davvero molto molto emozionante. Sarebbe stato più bello se avessi preso sul BMW, però è un po' vistoso, quindi non mi fidavo a fare così tanta strada, dato che ho migrato anche per regioni. Magari stavo valutando più avanti, farò un'altra auto da sgommata, anche se ne avete viste la migliaia, però un pochettino più sobria, che non si nota, è un pochettino più rudimentale, quindi anche se la sbatto di qua di là contro le auto, contro i carri, mi interessa meno. Questa invece, dato che
È bella, perfetta, volevo tenerla veramente bene. Dai, spero che questo video in tutto vi sia piaciuto, perché io personalmente mi sono divertito alla grande, anche tutti gli altri butei, è stato davvero un delirio. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, commentate cosa ne pensate di questa esperienza, iscrivetevi al canale per continuare a seguire le vicende anche di questa, dato che sto portando avanti il progetto anche di questo. Ho già comprato i pistoni, ho già comprato altre robe, perché alla fine forgio il B16, quindi ho già comprato tutto l'occorrente e deve arrivarmi per poi far fare la lavorazione del B16, ma vi farò vedere più avanti. Il progetto della BMW da drift, che ci saranno delle novità con degli sponsor anche lì. Il progetto Doblona, il progetto moto e quant'altro. Dai, sono davvero un sacco di progetti e cerco di portarli avanti tutto. Ci vediamo al prossimo video allora, ciao a tutti. Ma Brenno, dove volevi andare? Non so. Non lo so, guarda, voleva fargli il tagliando all'Alhambra qua, tipo. E niente, ci tocca dormire qua stanotte, Dio.